Ora, qui, con questa voce meridiana rivolta al vespertino del mondo, le città invisibili di Calvino diventano visibili. Non è detto che Kublai Khan creda tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie. Ma certo l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto che ci prende una sera dopo la pioggia, una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne. È il momento disperato in cui si scopre che quest'impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma. La sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo. Che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Khan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Marco Polo, per farsi comprendere, non poteva esprimersi altrimenti che con gesti, salti, grida di meraviglia ed orrore, latrati o chiurli d'animali, o con oggetti che andava estraendo dalle sue bisacce, piume di struzzo, cerbottane, quarzi. Di ritorno dalle missioni a cui Kublai lo destinava, l'ingegnoso straniero improvvisava pantomime che il sovrano doveva interpretare. Una città era disegnata dal salto d'un pesce che sfuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete. Un'altra città da un uomo nudo che attraversava il fuoco senza bruciarsi. Una terza da un teschio che stringeva tra i denti verdi di muffa una perla candida e rotonda. Il Gran Khan decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati rimaneva incerto. Non sapeva mai se Marco volesse rappresentare un'avventura occorsa in viaggio, un'impresa del fondatore della città, la profezia di un astrologo, un rebus o una sciarada per indicare un nome. Ma palese o oscuro che fosse, tutto quello che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né confondere. Col succedersi delle stagioni, Marco si impratichì della lingua tartara e di molti idiomi di nazioni e dialetti di tribù. I suoi racconti erano adesso i più precisi e minuziosi che il Gran Khan potesse desiderare, e non v'era quesito curiosità cui non rispondessero.
Eppure, ogni notizia su di un luogo richiamava alla mente dell'imperatore quel primo gesto oggetto con cui il luogo era stato designato da Marco. Il nuovo dato riceveva un senso da quell'emblema e insieme aggiungeva all'emblema un nuovo senso. Forse l'impero, pensò Kublai, non è altro che uno zodiaco di fantasmi della mente. Il giorno in cui conoscerò tutti gli emblemi, chiese a Marco, riuscirò a possedere il mio impero finalmente? E il veneziano, sire, non lo credere. Quel giorno sarai tu stesso emblema tra gli emblemi. E l'altro, gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di congiure, oppure mi segnalano miniere di turchesi nuovamente scoperte. Tu torni da paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi sono i pensieri che vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di casa. A che ti serve allora tanto viaggiare? Rispose Marco Polo, qualsiasi paese le mie parole evochino intorno a te, lo vedrai da un osservatorio situato come il tuo, anche se al posto della reggia c'è un villaggio di palafitte e se la brezza porta l'odore di un estuario fangoso. E Kublai, il mio sguardo è quello di chi sta assorto e medita, lo ammetto, ma il tuo? Tu attraversi arcipelaghi, tundre, catene di montagne, tanto varrebbe che non ti muovessi di qui. Il veneziano sapeva che quando Kublai se la prendeva con lui era per seguire meglio il filo di un suo ragionamento e che le sue risposte e obiezioni trovavano il loro posto in un discorso che già si svolgeva per conto suo nella testa del Gran Khan. Ossia, tra loro era indifferente che quesiti e soluzioni fossero enunciati ad alta voce. Difatti, stavano muti, a occhi socchiusi, adagiati su cuscini, dondolando su amache, fumando lunghe pipe d'ambra. Marco Polo immaginava di rispondere, o Kublai immaginava la sua risposta, che più si perdeva in quartieri sconosciuti di città lontane, più capiva le altre città che aveva attraversato per giungere fin là, e ripercorreva le tappe dei suoi viaggi, e imparava a conoscere il porto da cui era salpato, e i luoghi familiari della sua giovinezza, i dintorni di casa, e un campiello di Venezia dove correva da bambino. A questo punto Kublai Khan l'interrompeva o immaginava di interromperlo o Marco Polo immaginava di essere interrotto con una domanda come avanzi col capo voltato sempre all'indietro oppure ciò che vedi è sempre alle tue spalle o meglio il tuo viaggio si svolge solo nel passato. Tutto perché Marco Polo potesse spiegare o immaginare di spiegare o essere immaginato spiegare o riuscire finalmente a spiegare a se stesso che quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé e anche se si trattava del passato era un passato che cambiava man mano egli avanzava nel suo viaggio perché il passato del viaggiatore cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Non diciamo il passato prossimo cui ogni giorno che passa giunge un giorno ma il passato più remoto. Arrivando a ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. L'estraneità di ciò che non sei o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. E così Marco entra in una città. Vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un istante che potevano essere suoi. Al posto di quell'uomo ora avrebbe potuto esserci lui se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima. Oppure se tanto tempo prima un crocevia invece di prendere una strada avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo in quella piazza. Ormai da quel suo passato vero o ipotetico lui è escluso, non può fermarsi. Deve proseguire fino a un'altra città dove lo aspetta un altro suo passato o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Viaggi per rivivere il tuo passato? Era a questo punto la domanda del Khan, che poteva anche essere formulata così. Viaggi per ritrovare il tuo futuro? Ma la risposta di Marco. L'altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.
Ciò che rendeva prezioso a Kublai ogni fatto o notizia riferito dal suo inarticolato informatore era lo spazio che restava loro intorno, un vuoto non riempito di parole. Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote che ci si poteva girare in mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il fresco o scappare via di corsa. Col passare del tempo, nei racconti di Marco, le parole andarono sostituendosi agli oggetti e ai gesti. Dapprima esclamazioni, nomi isolati, secchi verbi, poi giri di frase, discorsi ramificati e frondosi, metafore e traslati. Lo straniero aveva imparato a parlare la lingua dell'imperatore, o l'imperatore a capire la lingua dello straniero. Ma si sarebbe detto che la comunicazione fra loro fosse meno felice di una volta. Certo, le parole servivano meglio degli oggetti e dei gesti per elencare le cose più importanti di ogni provincia e città: monumenti, mercati, costumi, fauna e flora. Tuttavia, quando Marco Polo cominciava a dire come doveva essere la vita in quei luoghi, giorno per giorno, sera dopo sera, le parole gli venivano meno. E a poco tornava a ricorrere a gesti, a smorfie, a occhiate. E mentre il vocabolario delle cose si rinnovava con i campionari delle mercanzie, il repertorio dei commenti muti tendeva a fissarsi. Così, nelle loro conversazioni, restavano il più del tempo zitti e immobili. Kublai Khan s'era accorto che le città di Marco Polo s'assomigliavano, come se il passaggio dall'una all'altra non implicasse un viaggio, ma uno scambio delle menti. Adesso da ogni città che Marco gli descriveva, la mente del Gran Khan partiva per il suo conto e smontava la città pezzo per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli. Marco intanto continuava a riferire del suo viaggio, ma l'imperatore non lo stava più a sentire, lo interrompeva. D'ora in avanti sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Comincerò a chiederti di una città a scale, esposta a scirocco, su un golfo a mezzaluna. Ora dirò qualcuna delle meraviglie che contiene. Una vasca di vetro alta come un duomo per seguire il nuoto e il volo dei pesci rondini e trarne auspici. Una palma che con le foglie al vento suona l'arpa. Una piazza con intorno una tavola di marmo a ferro di cavallo, con la tovaglia pure in marmo, imbandita con cibi e bevande, tutti in marmo. Sire, eri distratto. Di questa città, appunto, ti stavo raccontando quando mi hai interrotto. Ah sì? La conosci? Dov'è? Qual è il suo nome? Non ha nome né luogo. È delle città come dei sogni. Tutto l'immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. Anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra. Io non ho desideri né paure, dichiarò il Khan, e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso. E il veneziano? Anche le città credono di essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura. D'una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, replicò Khan, come Tebe, per bocca della Sfinge. Thank you.
cambiamenti di lingua che deve affrontare il viaggiatore in terre lontane, nessuno uguaglia quello che lo attende nella città di Ipazia, perché non riguarda le parole, ma le cose. Entrai a Ipazia un mattino. Un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre. Io andavo tra le siepi sicuro di scoprire belle giovani dame fare il bagno. Ma in fondo all'acqua i granchi mordevano gli occhi delle suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi d'alghe. Mi sentii defraudato. Non mi restava che interrogare i filosofi. Entrai nella grande biblioteca. Mi persi tra scaffali che crollavano sotto le rilegature in pergamena. Seguii l'ordine alfabetico d'alfabeti scomparsi, su e giù per corridoi, scalette e ponti. Nel più remoto gabinetto dei papiri, in una nuvola di fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti d'un adolescente sdraiato su una stuoia che non staccava le labbra da una pipa d'oppio. «Dov'è il sapiente?» esclamai. Il fumatore indicò fuori dalla finestra. Era un giardino con giochi infantili, i birilli, l'altalena, la trottola. Il filosofo sedeva sul prato, disse «I segni formano una lingua, ma non quella che credi di conoscere». Capii che dovevo liberarmi dalle immagini che fin qui mi avevano annunciato le cose che cercavo. Solo allora sarei riuscito a intendere il linguaggio di Ipazia. Ora basta che senta nitrire i cavalli e schioccare le fruste e già mi prende una trepidazione amorosa. Perché a Ipazia, se entri nelle scuderie e nei maneggi, vedi belle donne che montano in sella con le cosce nude e i gambali sui polpacci. E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo che la musica, so che a Ipazia va cercata nei cimiteri. I suonatori si nascondono nelle tombe. Da una fossa all'altra si rispondono con trilli di flauti e accordi d'arpe. Certo, anche a Ipazia verrà il giorno in cui il solo mio desiderio sarà partire. So che non dovrò scendere al porto, ma salire sul pinnacolo più alto della rocca ed aspettare che una nave passi di lassù. Ma passerà mai? Non c'è lingua senza inganno. Thank you.
Il Gran Khan ha sognato una città, la descrive a Marco Polo. Il porto è esposto a settentrione, in ombra. Le banchine sono alte sull'acqua nera che sbatte contro le murate. Discendono scale di pietra scivolose ed alghe. Barche spalmate di catrame aspettano all'ormeggio i partenti che s'attardano sulla calata a dire addio alle famiglie. I commiati si svolgono in silenzio ma con lacrime. Fa freddo. Tutti portano scialli sulla testa. Un richiamo del barcaiolo tronca gli indugi. Il viaggiatore si rannicchia a prua, s'allontana guardando verso il capannello dei rimasti. Da riva già non si distinguono i lineamenti. C'è foschia. La barca accosta un bastimento all'ancora. Sulla scaletta sale una figura rimpicciolita. Sparisce. Si sente alzare la catena arrugginita. I rimasti si affacciano agli spalti sopra la scogliera del molo per seguire con gli occhi la nave fino a che doppia il capo. Agitano un'ultima volta un cencio bianco. Mettiti in viaggio, esplora tutte le coste e cerca questa città, dice il Khan a Marco. Poi torna a dirmi se il mio sogno risponde al vero. Perdonami, signore, non c'è dubbio che presto o tardi mi imbarcherò a quel molo, dice Marco, ma non tornerò a riferirtelo. La città esiste, è un semplice segreto. Conosce solo partenze e non ritorni. Le labbra strette sul cannello d'ambra della pipa, la barba schiacciata contro la gorgiera d'ametiste, gli alluci inarcati nervosamente nelle pantofole di seta, Kublai Khan ascoltava i resoconti di Marco Polo senza sollevare le ciglia. Erano le sere in cui un vapore ipocondriaco gravava sul suo cuore. Le tue città non esistono, forse non sono mai esistite, per certo non esisteranno più. Che ti trastulli con favole consolanti. So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i corvi che lo beccano quanto i babù che crescono concimati dal suo liquame. Perché non mi parli di questo? Perché menti all'imperatore dei Tartari, straniero? Marco Polo sapeva secondare l'umore nero del sovrano. Sì, sire, l'impero è malato. E quel che peggio cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Il fine delle mie esplorazioni è proprio questo. Scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono, ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Eppure io so, diceva il Khan, che il mio impero è fatto della materia dei cristalli. Ne aggrega le sue molecole secondo un disegno perfetto. Perché le tue impressioni di viaggio si fermano alle apparenze e non colgono questo processo inarrestabile? Perché indugi in malinconie inessenziali? Perché nascondi all'imperatore la grandezza del suo destino? E Marco, mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza macchia, io raccolgo le ceneri delle altre città possibili che scompaiono per farle posto e non potranno più essere ricostruite né ricordate. Solo se conoscerai il residuo di infelicità che nessuna pietra preziosa arriverà a risarcire, potrai calcolare l'esatto numero di carati cui il diamante finale deve tendere. Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. La menzogna non è nel discorso, ma nelle cose.
D'ora in avanti sarò io a descrivere le città, aveva detto il Khan. Tu nei tuoi viaggi verificherai se esistono. Ma le città visitate da Marco Polo erano sempre diverse da quelle pensate dall'imperatore, che così obiettò al veneziano. Eppure io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città possibili. Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. Anch'io ho pensato un modello di città da cui deduco tutte le altre, rispose Marco. È una città fatta solo di eccezioni, preclusioni, contraddizioni, incongruenze, controsensi. Ora, molte stagioni d'abbondanza hanno colmato i granai. I fiumi in piena hanno trascinato foreste di travi destinate a sostenere tetti di bronzo di templi e palazzi. Carovane di schiavi hanno spostato montagne di marmo attraverso il continente. Il Gran Khan contempla un impero ricoperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini, stipato di ricchezze e di ingorghi, stracarico d'ornamenti, gonfio, teso, greve. È il suo stesso peso che sta schiacciando l'impero, pensa Kublai. E nei suoi sogni ora appaiono città leggere, come aquiloni, città traforate come pizzi, città trasparenti come zanzariere, città nervatura di foglia, città filigrana, da vedere attraverso il loro fittizio spessore. Ti racconterò cosa ho sognato stanotte, dice a Marco. In mezzo a una terra piatta e gialla, cosparsa di massi e meteoriti, vedevo di lontano elevarsi le guglie d'una città dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la luna nel suo viaggio possa posarsi ora sull'uno, ora sull'altro, o dondolare appesa ai cavi delle gru. E Polo, la città che hai sognato è l'Alage. Questi inviti alla sosta nel cielo notturno, i suoi abitanti disposero perché la luna conceda ogni cosa nella città di crescere e ricrescere senza fine. C'è qualcosa che tu non sai, aggiunse il Khan. Riconoscente, la luna ha dato alla città di Lalage un privilegio più raro, crescere in leggerezza. Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, e ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre. Si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città. Una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, girarrosti, montacarichi, docce, trapezi, anelli per i giochi, teleferiche, lampadari. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non reggerà. L'imperatore, accompagnato dal suo dignitario forestiero, visitava Quinsai, antica capitale di spodestate dinastie, ultima perla incastonata nella corona del Gran Khan.
Ti è mai accaduto di vedere una città che assomiglia a questa? Chiedeva Kublai a Marco Polo, sporgendo la mano inanellata a indicare i ponti che si incurvano sui canali, i palazzi principeschi, le cui soglie di marmo si immergono nell'acqua, l'andiriviene di battelli leggeri che volteggiano a zigzag spinti da lunghi remi, i balconi, le altane, le cupole, i campanili, i giardini delle isole che verdeggiano nel grigio della laguna. «No, sire», rispose Marco, «mai avrei immaginato che potesse esistere una città simile a questa». L'imperatore cercò di scrutarlo negli occhi. Lo straniero abbassò lo sguardo. Kublai Khan restò silenzioso per tutto il giorno. D'abitudine il Gran Khan terminava le sue sere assaporando a occhi socchiusi i racconti del viaggiatore, finché il suo primo sbadiglio non dava il segnale al corteo dei paggi d'accendere le fiaccole per guidare il sovrano al padiglione dell'augusto sonno. Ma stavolta Kublai non sembrava disposto a cedere alla stanchezza. «Dimmi ancora un'altra città», insisteva. «Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. Ne resta una di cui non parli mai». Marco Polo chinò il capo. «Venezia», disse il Khan. Marco sorrise. «E di che altro credevi che ti parlassi?» L'imperatore non batté ciglio. «Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome». E Polo: «Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia. Quando ti chiedo da altre città voglio sentirti dire di quelle, e di Venezia quando ti chiedo di Venezia. Per distinguere le qualità delle altre, mio signore, devo partire da una prima città che resta implicita, e per me quella è Venezia». «Dovresti allora cominciare ogni racconto dai tuoi viaggi, dalle partenze, descrivendo Venezia così com'è, tutta quanta, senza omettere nulla di ciò che ricordi di lei». «Le immagini della memoria», disse Polo, «una volta fissate con le parole, si cancellano. Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta se ne parlo, o forse parlando d'altre città l'ho già perduta a poco a poco». «Mai nei miei viaggi m'ero spinto fino ad Adelma. Era l'imbrunire quando vi sbarcai. Sulla banchina il marinaio che prese al volo la cima e la legò alla bitta somigliava a uno che era stato soldato con me ed era morto. Era l'ora del mercato del pesce all'ingrosso. Un vecchio caricava una cesta di ricci su un carretto. Credetti di riconoscerlo. Quando mi voltai era sparito in un vicolo, ma avevo capito che somigliava a un pescatore che, già vecchio quando io ero bambino, non poteva più essere tra i vivi. Mi turbò la vista d'un malato di febbre rannicchiato per terra con una coperta sulla testa. Mio padre, pochi giorni prima di morire, aveva gli occhi gialli e la barba ispida come lui, tal quale. Girai lo sguardo. Non osavo fissare più nessuno in viso. Pensai: se Adelma è una città che vedo in sogno, dove non si incontrano che morti, il sogno mi fa paura. Se invece è una città vera, abitata da vivi, basterà continuare a fissarli perché le somiglianze si dissolvano e appaiano facce strane, portatrici d'angoscia. In un caso o nell'altro è meglio che non insista a guardarli». Un'erbivendola pesava una verza sulla bilancia e la metteva in un paniere appeso a una cordicella che una ragazza calava da un balcone. La ragazza era uguale a una del mio paese che era impazzita d'amore e s'era uccisa. L'erbivendola alzò il viso. «Era mia nonna», pensai. «Si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si è conosciuta i morti sono più dei vivi. È la mente
si rifiuta ad accettare altre fisionomie, altre espressioni. Su tutte le facce nuove che incontra, imprime i vecchi calchi. Per ognuna trova le maschere che si adattano di più. Gli scaricatori salivano le scale in fila, curvi sotto damigiane e barili. Le facce erano nascoste da cappucci di sacco. Ora si tirano su e li riconosco, pensavo con impazienza e con paura, ma non staccavo gli occhi da loro. Per poco che girassi lo sguardo sulla folla che gremiva quelle straducole, mi vedevo assalito da facce inaspettate, riapparse da lontano, che mi fissavano come per farsi riconoscere, come per riconoscermi, come se mi avessero riconosciuto. Forse anch'io assomigliavo per ognuno di loro a qualcuno che era morto. Ero appena arrivato lì ed ero già uno di loro. Ero passato dalla loro parte, confuso in quel fluttuare d'occhi, di rughe, di smorfie. Pensai, forse questa è la città a cui si arriva morendo, in cui ognuno ritrova le persone che ha conosciuto. È segno che sono morto anch'io. Pensai anche, è segno che l'aldilà non è felice. Kublai Khan, non so quando hai avuto il tempo di visitare tutti i paesi che mi descrivi. A me sembra che tu non ti sia mai mosso da questo giardino. Marco Polo, nel momento in cui mi concentro a riflettere, mi ritrovo sempre in questo giardino, a quest'ora della sera, al tuo augusto cospetto, pur seguitando senza un attimo di sosta a risalire un fiume verde di coccodrilli o a contare i barili di pesce salato che calano nelle stive. Kublai Khan, neanch'io sono sicuro d'essere qui.
Forse questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni soprannominati Kublai Khan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura, ammucchiando rottami arrugginiti, brandelli di stoffa, cartaccia, e ubriachi per pochi sorsi di cattivo vino vedono intorno a loro splendere tutti i tesori dell'Oriente. Marco Polo, forse del mondo è rimasto un terreno vago, ricoperto da immondezzai e dal giardino pensile della reggia del Gran Khan. Sono le nostre palpebre che li separano. Non si sa qual è dentro e qual è fuori. Tornando dalla sua ultima missione, Marco Polo trovò il Khan che lo attendeva seduto davanti a una scacchiera. Kublai era un attento giocatore di scacchi. Pensò, se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscere le regole possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città che contiene. In fondo bastava una scacchiera coi suoi pezzi. A ogni pezzo si poteva volta a volta attribuire un significato appropriato. Un cavallo poteva rappresentare tanto un vero cavallo quanto un corteo di carrozze, un esercito in marcia, un monumento equestre, e una regina poteva essere una dama affacciata al balcone, una fontana, una chiesa dalla cupola cuspidata, una pianta di mele cotogne. Con un gesto il Khan invitò il veneziano a sedersi di fronte a lui e a descrivergli col solo aiuto degli scacchi le città che aveva visitato. Marco non si perse d'animo. Gli scacchi del Gran Khan erano grandi pezzi d'avorio levigato. Disponendo sulla scacchiera torri incombenti e cavalli ombrosi, addensando sciami di pedine, tracciando viali diritti e obliqui come l'incedere della regina, il veneziano ricreava le prospettive e gli spazi di città bianche e nere nelle notti di luna. Al contemplarne questi passaggi essenziali, Kublai rifletteva sull'ordine invisibile che regge le città, sulle regole cui risponde il loro sorgere e cadere in rovina. Forse, anziché cervellarsi, bastava giocare una partita secondo le regole e contemplare ogni successivo stato della scacchiera. Ormai Kublai Khan non aveva più bisogno di mandare Marco Polo in spedizioni lontane, lo tratteneva a giocare interminabili partite e a scacchi. La conoscenza dell'impero era nascosta nel disegno tracciato dai salti spigolosi del cavallo, dai varchi diagonali che s'aprono alle incursioni dell'alfiere, dal passo strascicato e guardingo del re e dell'umile pedone, dalle alternative inesorabili d'ogni partita. Il Gran Khan cercava di medesimarsi nel gioco, ma adesso era il perché del gioco a sfuggirgli. Il fine d'ogni partita è una vincita o una perdita. Ma di cosa? Qual era la vera posta? Allo scacco matto, sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato nero o bianco. A forza di scorporare le sue conquiste per ridurle all'essenza, Kublai era arrivato all'operazione estrema. La conquista definitiva si riduceva a un tassello di legno piallato. Il nulla.
Chiamati a dettare le norme per la fondazione di Perinzia, gli astronomi stabilirono il luogo e il giorno secondo la posizione delle stelle. Tracciarono le linee orientate, l'una come il corso del sole e l'altra come l'asse attorno a cui ruotano i cieli. Divisero la mappa secondo le 12 case dello zodiaco, in modo che in ogni tempio e in ogni quartiere ricevesse il giusto influsso dalle costellazioni opportune. Fissarono il punto delle mura in cui aprire le porte, prevedendo che ognuna inquadrasse un'eclisse di luna nei prossimi 1000 anni. Perinzia, assicurarono, avrebbe rispecchiato l'armonia del firmamento. La ragione della natura e la grazia degli dèi avrebbero dato forma ai destini degli abitanti. Seguendo con esattezza i calcoli degli astronomi, Perinzia fu edificata. Genti diverse vennero a popolarla. La prima generazione dei nati a Perinzia prese a crescere tra le sue mura e questi, alla loro volta, raggiunsero l'età di sposarsi e avere figlie. Nelle vie e piazze di Perinzia oggi incontri storpi, nani, gobbi, obesi, donne con la barba. Ma il peggio non si vede. Urli gutturali si levano dalle cantine e dai granai, dove le famiglie nascondono i figli con 3 teste e con 6 gambe. Gli astronomi di Perinzia si trovano di fronte a una difficile scelta: o ammettere che tutti i loro calcoli sono sbagliati e le loro cifre non riescono a descrivere il cielo, a rivelare che l'ordine degli dèi è proprio quello che si rispecchia nella città dei mostri. Ogni anno nei miei viaggi faccio sosta a Procopia e prendo alloggio nella stessa stanza della stessa locanda. Fin dalla prima volta mi sono soffermato a contemplare il paesaggio che si vede spostando la tendina della finestra. Un fosso, un ponte, un muretto, un albero di sorbo, un campo di pannocchie, un roveto con le more, un pezzo di cielo azzurro a forma di trapezio. Sono sicuro che la prima volta non si vedeva nessuno. È stato solo l'anno dopo che, a un movimento tra le foglie, ho potuto distinguere una faccia tonda e piatta che rosicchiava una pannocchia. Dopo un anno erano in 3 sul muretto e al mio ritorno ce ne vidi 6, seduti in fila, con le mani sui ginocchi e qualche sorba in un piatto. Ogni anno, appena entrato nella stanza, alzavo la tendina e contavo alcune facce in più. 16, compresi quelli giù nel fosso, 29, di cui 8 appollaiati sul sorbo, 47, senza contare quelli nel pollaio. Si somigliano, sembrano gentili, hanno lentiggini sulle guance, sorridono, qualcuno con la bocca sporca di more. Presto vidi tutto il ponte pieno di tipi dalla faccia tonda, accoccolati perché non avevano più posto per muoversi, sgranocchiavano le pannocchie, poi rodevano i torsoli. Così, un anno dopo l'altro, ho visto sparire il fosso, l'albero, il roveto, nascosti da siepi di sorrisi tranquilli, tra le guance tonde che si muovono masticando foglie. Non si ha idea, in uno spazio ristretto come quel campicello di Gran Turco, quanta gente ci può stare. Devono essercene molti di più di quanto sembra. Il dosso della collina l'ho visto coprirsi di una folla sempre più fitta. Ma da quando quelli sul ponte hanno preso l'abitudine di stare a cavalcioni l'uno sulle spalle dell'altro, non riesco più a spingere lo sguardo tanto in là. Quest'anno, infine, ad alzare la tendina, la finestra inquadra solo una distesa di facce. Da un angolo all'altro, a tutti i livelli e a tutte le distanze, si vedono questi visi tondi, fermi, piatti piatti, con un accenno di sorriso e in mezzo molte mani che si tengono alle spalle di quelli che stanno davanti. Anche il cielo è sparito. Tanto vale che mi allontani dalla finestra. Non che i movimenti mi siano facili. Nella mia stanza siamo alloggiati in 26. Per spostare i piedi devo disturbare quelli che stanno accoccolati sul pavimento. Mi faccio largo tra i ginocchi di quelli seduti sul cassettone e i gomiti di quelli che si danno il turno per appoggiarsi al letto. Tutte persone gentili, per fortuna.
felice la vita, Raissa. Per le strade la gente cammina torcendosi le mani, in preca ai bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni. Alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Meno male che le teste chine ti risparmiano dagli sguardi torvi. E dentro le case è peggio. E non occorre entrarci per saperlo. D'estate le finestre rintronano di litigi e piatti rotti. Neppure il filosofo dice: anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente a un altro. Così che a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa desistere. Mi rimproveri perché ogni mio racconto ti trasporta nel mezzo di una città senza dirti dello spazio che si estende tra una città e l'altra, se lo coprano mari, campi di segale, foreste di larici, paludi. Ti risponderò con un racconto. Per le vie di Cecilia, città illustre, incontrai una volta un capraio che spingeva rasente i muri un armento scampanante. Uomo benedetto dal cielo, si fermò a chiedermi, sai dirmi il nome della città in cui ci troviamo? Che gli dei t'accompagnino, esclamai. Come puoi non riconoscere la molto illustre città di Cecilia? Compatiscimi, rispose quello, sono un pastore in transumanza. Tocca le volte a me e alle capre di traversare città, ma non sappiamo distinguerle. Chiedimi il nome dei pascoli, li conosco tutti, il prato tra le rocce, il pendio verde, l'erba in ombra. Le città per me non hanno nome, sono luoghi senza foglie che separano un pascolo dall'altro e dove le capre si spaventano ai crocevia e si sbandano. Al contrario di te, affermai, io riconosco solo le città e non distingo ciò che è fuori. Nei luoghi disabitati, ogni pietra e ogni erba si confonde ai miei occhi con ogni pietra e ogni erba. Molti anni sono passati da allora. Io ho conosciuto molte città ancora e ho percorso continenti. Un giorno camminavo tra angoli di case tutte uguali. Mi ero perso. Chiesi a un passante che gli immortali ti proteggano. Sai dirmi dove ci troviamo? A Cecilia, così non fosse, mi rispose.
Da tanto camminiamo per le sue vie, io e le mie capre, e non s'arriva a uscirne. Lo riconobbi nonostante la lunga barba bianca. Era il pastore di quella volta. Lo seguivano poche capre spelate, che neppure più puzzavano, tanto erano ridotte pelle e ossa. Brucavano cartaccia nei bidoni dei rifiuti. «Non può essere!» gridai. «Anch'io non so da quando sono entrato in una città e da allora ho continuato ad addentrarmi per le sue vie. Ma come ho fatto ad arrivare dove tu dici, se mi trovavo in un'altra città, lontanissima da Cecilia, e non ne sono ancora uscito?» «I luoghi si sono mescolati», disse il capraio. «Cecilia è dappertutto. Qui una volta doveva esserci il prato della salvia bassa. Le mie capre riconoscono le erbe dello spartitraffico». Una sibilla interrogata sul destino di Marozia disse: «Vedo due città, una del topo, una della rondine». L'oracolo fu interpretato così: «Oggi Marozia è una città dove tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di topi, ma sta per cominciare un nuovo secolo in cui tutti a Marozia voleranno come le rondini nel cielo d'estate, chiamandosi come in un gioco, esibendosi in volteggi ad ali ferme, sembrando l'aria da zanzare moscerini. È tempo che il secolo del topo abbia termine e cominci quello della rondine», dissero i più risoluti. E di fatto già sotto il torvo e gretto predominio topesco si sentiva, tra la gente meno in vista, covare uno slancio da rondini che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda e disegnano con la lama delle ali la curva d'un orizzonte che s'allarga. Sono tornato a Marozia dopo anni. La profezia della Sibilla si considera avverata da tempo. Il vecchio secolo è sepolto, il nuovo è al culmine. La città certo è cambiata, e forse in meglio. Ma di ali non ne ho viste in giro. Gente che crede di volare ce n'è, ma è tanto se si sollevano dal suolo sventolando palandrane da pipistrello. Succede pure che, rasentando i compatti muri di Marozia, quando meno t'aspetti vedi aprirsi uno spiraglio e apparire una città diversa, che dopo un istante è già sparita. Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere e in quale ordine e ritmo. Oppure basta lo sguardo, la risposta, il cenno di qualcuno. Basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla e perché il suo piacere diventi piacere altrui. In quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula.
ma bisogna che tutto capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star compiendo un'operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la Marozia di prima tornerà. L'oracolo sbagliava? Non è detto. Io lo interpreto in questo modo. Marozia consiste di due città, quella del topo e quella della rondine. Entrambe cambiano nel tempo, ma non cambia il loro rapporto. La seconda è quella che sta per sprigionarsi dalla prima. L'Atlante del Gran Khan contiene anche le carte delle terre promesse visitate nel pensiero ma non ancora scoperte o fondate. La Nuova Atlantide, Utopia, la Città del Sole, Oceana, Tamoè, Armonia, New Lanark, Icaria. Chiesi a Marco Polo Kublai, tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti propizi? Per questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell'approdo. Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo d'un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che si incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta. Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada, ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse, mentre noi parliamo, sta affiorando sparsa entro i confini del tuo impero. Puoi rintracciarla, ma a quel modo che t'ho detto. Già il Gran Khan stava sfogliando nel suo atlante le carte delle città che minacciano negli incubi e nelle maledizioni. Enoch, Babilonia, Yahu, Butua, Brave New World. Dice, tutto è inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. È il veneziano. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno. È quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno, non è inferno, è farlo durare e dargli spazio.